Live, amiche e amici di Scendo Notizie, buonasera, diretta, in attesa, inaspettata, a surprise. Alla vostra destra, Antonio Podestà, la Petit Bois d'Erluno, e alla vostra sinistra, in questo caso di fronte a voi, Fabio Menni, sommelier, docente sommelier, amante del vino, Fabio, è una definizione semplice. Wine, usiamo la più moderna, wine lover. Wine lover, amante del vino per... Perché siamo qua? Perché tipo neanche quattro amici al bar, eravate qualche amico al bar, vi siete messi qua un giorno, avete detto facciamo qualche serata alla Petit Bois, che è già un locale interessante, serata in cui unire il cibo e il vino, due amici, tre amici, cinque amici, più di un anno e mezzo, adesso gli amici sono decine e decine, noi abbiamo seguito dall'inizio questa cosa. Antonio, ma come sono nate queste serate? Intanto c'è Salvatore, un grande sommelier del team Menni. Team Menni va bene, Salvo, come team definizione. Menni, il Menni team, eh? Siamo un team privato. Antonio, come nasce tutto questo? Beh, nasce dall'amore per il vino, nasce dalla conoscenza di Fabio, che è stato mio direttore di corso. Tu sei un ristoratore. Sommelier, ristoratore, come sommelier. Mia figlia Beatrice. E abbiamo pensato di incominciare a fare qualche serata. Doveva essere veramente serate per pochi amici. Adesso gli amici sono un po' tanti. Sì, sono diventate, spesso raddoppiamo le serate, questa è una delle serate che è stata raddoppiata. Stasera ci saranno i grandi vini di Nicola Gatta, poi ce ne parla Fabio. E quindi è una scommessa vinta, Antonio? Ma per il momento è una scommessa vinta, una scommessa che ha pagato. C'è un segreto o è tutto più semplice, no, di quello che sembra? Secondo me i segreti sono solamente proporre cose interessanti, e vini interessanti, proporre e fare questo lavoro con l'amore, perché sì, assolutamente, amore... assolutamente amore per il proprio lavoro, per il lavoro, per il cibo, per il vino, e abbiamo creato un bel gruppo che va avanti, ormai contiamo più o meno circa 400 presenze sul gruppo. Mamma mia, ragazzi. Il nostro gruppo. Sì. Il segreto lui non può dirlo, lo dico io per eleganza, ma dietro ci sono delle paste, dei risi, degli oli. Qua in questo locale di Erluno c'è ricerca, c'era anche prima che partissero le serate, c'è l'olio 111 che è buonissimo, e questo non a caso. Fabio, non ti dico dove comincia il tuo amore per il vino, perché ci vorrebbero tante puntate. Ti dico solo che cos'è per te il vino, cosa rappresenta oggi per te il vino? Allora, beh, tu dai, che lo spieghi, lo insegni. Il vino è partito prima come una passione personale. Certo. Mi è sempre piaciuto, ho sempre cercato, non dico delle bottiglie importanti, però di avere in casa bottiglie un po' magari in particolare. Da lì mi sono sempre detto, dai, prima o poi farò un corso sommelier, prima o poi, in mezzo ai 5 miliardi di impegni che normalmente io prendo, a un certo punto è venuto il momento, e quindi l'essere sommelier di fatto ha scatenato sempre una voglia di conoscenza maggiore. E poi fino ad arrivare ad oggi, dopo una serie di corsi di sommelier, perché a questo punto comincio a averne fatti già. Tu sei tanti. Docente FISAR, la Federazione Italiana. Non è importante, sì. Oggi fare gli elenchi. E oggi per diletto sono al secondo anno di enologia. Ma proprio per mia passione. Saresti anche ingegnere. Mia passione personale. Certo. Quindi il vino è diventato prima un piacere personale, e a questo punto diventa passione vera, e soprattutto qui all'Appetito con Antonio lo spirito che probabilmente ci ha unito fin dall'inizio è quello di portare quello che io avevo conosciuto, quello che continuo a conoscere, quindi grandi produttori, che non vuol dire tanto il prezzo, ma certo, vuol dire grandi bottiglie, magari a volte un grande vino non è necessariamente costoso, non è mai, però potrebbe essere magari introvabile, magari basso prezzo, introvabile, comunque. Difficilmente ho notato che difficilmente le persone bevono grandi vini e sono abituati magari a bere vini sempre in velocità, quelli che la gente magari chiama, soprattutto nel settore, chiama didattici, no? quelli che costano poco, quelli che esprimono pochi. Invece ci sono vini che sono veramente, esprimono veramente i sogni e la passione dei vigneron, piccoli o grandi, e quindi abbiamo voluto portare questi grandi vini, tra virgolette, anche alla gente comune. Tra l'altro con dei prezzi
totalmente accessibili. Soprattutto puntando su questo, cioè puntando sul discorso, su cercare di rompere la filiera un pochettino del vino, quindi andando un po' controcorrente e cercando quindi di offrire un'estrema qualità sempre maggiore al prezzo più basso possibile, certo, in modo tale che soprattutto oggi questa cosa fosse accessibile, e questa cosa è sicuramente risultata vincente, e piano piano stiamo alzando il tiro, quindi spendiamo due parole, siamo in diretta, molti vi vedranno anche domani, ma i vini di Nicola Gatta ci saranno anche domani, questa sera la dedichi a Nicola Gatta, che io mi ricordo è un viticoltore che conoscevo poco, che ho conosciuto grazie a te. Perché Nicola Gatta? Tu ne parli sempre con toni molto perché oggetti. Nicola Gatta fa parte, poi può piacere o non piacere, ma per me fa parte di uno di quei vigneron, di uno di quei produttori che ha fatto della sua vita e il suo sogno quello di produrre vino. Lo faceva il padre, vendeva vino, cioè produceva uve, ma le vendeva in Franciacorta. Certo. E quindi a un certo punto lui ha deciso, va bene, la mia vita è questa, ho i vigneti, ho una certa storia che me l'ha passata mio padre, però io voglio cominciare a fare vino. Il suo modo di fare vino a me piace in modo molto particolare, che poi piace a me è veramente relativo, perché in realtà poi piace veramente a tantissime persone. I suoi vini sono naturali, i suoi vini sono biologici, biodinamici, certo, quello che volete, a me si danno tante, tante indicazioni, ma sono tradizionali, cioè rispettano rispettano la natura, quindi rispettano il vigneto, rispettano la vigna, rispettano la pianta, le uve e anche le tecniche di cantina. Oggi il vino, Fabio, molto spesso è una griffe. Si beve un vino come indossare un Rolex o un orologio. Tu invece... mi è sempre piaciuto il fatto che tu parli di vino, sì, come dire, materia viva, o lo ami o altrimenti assolutamente sì, non ma c'è rapporto. Facciamo l'esempio, Nicola Gatta è anche una griffa, no? Quindi sì, ormai è diventato griffa. Però conoscendo Nicola e conoscendo proprio la sua filosofia, e bisogna conoscerlo, perché non si può fare per sentito dire, quindi nel momento in cui lo conosci è ovvio che lui abbia lavorato sulla comunicazione, certo, quindi abbia sull'immagine, sul prodotto eccetera eccetera, in modo tale da essere il più social, come si dicerebbe oggi, possibile. Però è anche vero che dietro c'è un prodotto, c'è un sogno, c'è un progetto, c'è, e la capacità di questi produttori di far vivere un proprio sogno è la cosa che io adoro. E il vino bisogna poterlo anche raccontare, come tutte le cose della vita, se non le racconti non ci sì, sono, perché, giusto? Perché poi da sommelier mi hanno sempre raccontato, cosa che condivido, il sommelier è il valore aggiunto di una bottiglia di vino, quindi certo, il fatto di avere una certo bottiglia sul tavolo e avere qualcuno che te la possa servire nel modo corretto e soprattutto ti possa raccontare tutta quella forza, quell'energia, quel desiderio che c'è stato dietro il produttore nel portarla sul tavolo, e questo è il valore veramente aggiunto. Sicuramente aggiunto. Antonio, la Petite Boîte ovviamente anche a mezzogiorno, la sera, nell'arco della settimana. Certo. C'è tua figlia Beatrice in cucina, tu sei figlio di persone che sono lavorato, sei nato. Sono nato come qual è la vostra idea di cucina, che è molto semplice ma anche molto diretta, spontanea e molto buona, come la assumeresti? Allora, io parto dal presupposto che noi non facciamo una cucina ad alto livello, facciamo piatti tradizionali, curando tanto la materia prima. Usi grande riso carnaroli, dell'ottima pasta. Assolutamente. La materia prima quanto conti in un piatto, Antonio? Il 60-70%. Tanto, quindi. Assolutamente tanto. Assolutamente, come conta la materia prima nel vino, conta nella carne, nei formaggi, certo, in tutto ciò che è cibo e vino. E noi facciamo una cucina semplicissima, cerchiamo di portare ancora i sapori diverso, e adesso abbiamo incominciato a inserire, adesso che è l'inverno, abbiamo incominciato anche con i piatti piatti unici, tipo il risotto con l'ossobuco. Mi dicono brasato, che combinazione grandi bistecche, giusto? Mi sbaglio? Bistecche, assolutamente sì, carne di ottima qualità, noi abbiamo un piccolo produttore che ancora uno di quelli che alleva e macella, che sembra un po' Nicola Gatta della macellazione. Sì, un po' Nicola Gatta della macellazione. Vediamo, sì, dopo sì, tanti sì anni, Antonio, sei nato facendo questo lavoro, io i tuoi genitori... Ho fatto solo questo. E ti piace ancora? Sì, sono innamorato del mio lavoro. Anche in mezzo a tutti i problemi che ci sono oggi, abbiamo passato 2 anni di Covid, noi quello che diciamo sempre a mia moglie è che se non ci ha ucciso il Covid commercialmente non ci uccide più nessuno. Tu, tuo amore, tua figlia è anche un bel sogno, un'impresa familiare, è bellissimo. Assolutamente. Mi fa piacere che mia figlia abbia preso
le mie, la mia strada. Somme, a 20 anni è già diventato sommelier, sì, tanto sì, di cappello. Ed è, tra l'altro sei diplomato sommelier prima di me. Quindi... ha sfidato il papà. Assolutamente sì. Assolutamente. Bene, bene. 16 ottobre, l'abbiamo già scritto su Dice Notizie, ma lo riscriveremo, serata dedicata all'America, sì, ai vini americani. Fabio, ottobre-novembre sono mesi per i gourmet, per gli amanti delle cose buone, interessanti, perché materie prime. Quali, diciamo, da qua a novembre, o abbozziamo se ce la facciamo fino a Natale, alla Petit Bois, cosa andare, ci sarà? Possiamo andare anche oltre, ormai... Avete un calendario? Ormai sì, sì, il calendario c'è, perché non facciamo le... sembra che le nostre serate escano così per caso, o meglio, così per caso escono il raddoppio o le triplicate. Certo, il fatto di triplicare alcune serate perché non bastano i posti. Non basta mai, come per esempio questa sera, ma in realtà noi abbiamo un programma che è almeno semestrale. Certo. E quindi abbiamo programmato tutte le serate semestrali. Scusate, ristoratori, programmare i tempi, la comunicazione è fondamentale. Anche perché per trovare certe bottiglie a costi, a prezzi che poi possono essere accessibili senza ricarichi, o veramente con un ricarico che è molto spesso, anzi, posso dirlo chiaramente, legato solamente al trasporto. Quindi punto e basta. Entriamo anche stasera. Grandi vini Nicola Gatta, 3 piatti, 45 euro. Sì, sì, uno sì, beve sì, e mangia a una cifra con cui a Milano questa sera mangi una buona pizza, ma fai un aperitivo. Sì, sì, una buona pizza. E bevi dei grandissimi vini con dei grandi piatti. Quindi avremo adesso. Cosa avremo? Avremo settimana prossima una grande serata dedicata ai vini degli States, quindi che negli anni, ai fine degli anni 70 hanno avuto ovviamente, certo, il loro grande apice, e continua questo grande apice, perché c'è il film su Chardonnay Montelena, guardatelo su Sky in programmazione, sì, che tu hai citato. Beremo riserve di Robert Mondavi settimana caspita prossima. Novembre sarà una serata aperitivo, la solita classica serata aperitivo, ma per noi è l'aperitivo open bar, quindi non poniamo limiti di degustazione. Tante bottiglie, tanti vini, c'è da mangiare, diciamo 10 euro, anche l'aperitivo deve essere per noi aperto al pubblico e con una cifra accessibile, poi chi si vuole si ferma a mangiare. E novembre, le serate quali saranno? Novembre invece sarà, non diciamo ancora le date, ma tutte le settimane saranno occupate, quindi faremo una grandissima serata, la prima serata di novembre sarà una serata champagne, con un grandissimo produttore, molto ricercato, con pochissima distribuzione in Italia, è veramente importante, e a novembre ci saranno le serate tartufo bianco, quindi ci saranno abbinamenti tartufo bianco. Ragazzi, correte, cioè scrivete, chiamate, i numeri li sapete, perché qua è la prima serata sarà di una grande produttrice di Barolo, delle Langhe, quindi avremo tutti i suoi vini, certo, tutti i suoi Barolo, vini, ragazzi, da bianchi fino ai suoi Baroli, alcuni naturali, alcuni invece stilisticamente tradizionali. Dicembre sarà il mese ovviamente del Natale, quindi avremo, come l'anno scorso, una grande serata che sarà un super mega aperitivo, quindi una serata buffet, certo, lunghissima, ma abbiamo anche già progettato una cena di gala con tutti i crismi non dico del ristorante già stellato, sperimentata, già con sommelier in alta uniforme, in livrea, già sperimentata, ma sicuramente San Valentino con tutti i crismi della ripeto, non della ristorazione, del servizio di sala di alta qualità, certo, ma cercheremo sicuramente qualcosa che darà molta soddisfazione. E poi avremo delle serate molto dedicate a molto particolari, dedicate a vini di annate paurose di produttori importantissimi. Avremo una serata di Gaia con bottiglie che saranno sotto gli anni 80 e sotto gli anni 90, e così anche trasportarle con una serata con le guardie armate, con le bottiglie, sì, sì, come sì, lo Stradivari che è arrivato, sì, qua in Veruno, e così anche con una serata di tenuta San Guido con una verticale paurosa di Sassicaia. Ce n'è. Per il 2025 avremo poi, sì, magari ci sentiremo, corsi particolarissimi. Quindi non vi fermate, no, Fabio. No, abbiamo già pensato. Poi Antonio lo sa, quando io arrivo qua e dico oggi sono andato a correre e mi è venuta in mente una cosa. E lui allora, il problema c'è Beatrice, quando ti scrive il messaggio alle 7:30 del mattino. Sto già correndo. Ho un'idea. Diventa pericoloso. Siete diventati, come sì, la strana cosa. Qual è, Fabio, il vino preferito di Fabio Mendi?
se c'è, è difficile. Devo dire che allora, un vino particolare non c'è. Ci sono alcuni vini, io amo in modo particolare la Champagne, parto la Borgogna e il Barolo. Quindi sono veramente queste sono le mie tre. Più o meno beve il Krug a colazione. No, magari. Però queste sono le tre. Krug è un grande nome, ma anche un grande champagne, però, che è un grande. Krug è il mio pallino, è un grande nome ma anche un grandissimo. Non si può dire di no. Però loro sanno che ultimamente ho portato anche grandissimi vini siciliani e soprattutto abbiamo fatto serate con vini campani, quindi non di c'è una regione italiana che non faccia almeno un grande vino. L'Italia è fortunatissima da questo punto di vista, ha un parterre che è veramente invidiato da tutto il mondo, quindi se la Francia ormai ha delle zone ben precise, certo, specifiche con vitigni, da nord a sud ha una tradizione lunghissima, noi probabilmente non abbiamo quella tradizione dei vini di qualità, anzi senza probabilmente, però abbiamo una cultura del vino tradizionale, contadina e soprattutto di differenziazione delle diverse specie dei vitigni e quindi poi anche dei vini che probabilmente poche, forse una nazione in Europa riesce ad avere, ma come noi, come anche con la qualità nasce, certo, sicuramente con il vino. Un vino italiano, misconosciuto, ma secondo te grande, che consigli a chi ci segue? Ma io, allora, ormai non è più misconosciuto, ma io in questo momento sto adorando il Timorasso, che sta salendo in modo pauroso, vino bianco piemontese. Assolutamente piemontese. Non lontano da qua. Non invento nulla, ma se è vero che mi piace il Barolo, il Nebbiolo di Valtellina e sto cominciando a bere dei nebbioli delle Valli Ossolane, che sono veramente sconosciute, ma quei 3-4 produttori veramente che fanno cose veramente super cominciano a essere... E non serve a spendere 100 euro per una bottiglia di vino. Il bello è proprio questo. Andiamo verso la fine. Antonio, rivolgiti a chi ancora non vi conosce, perché venire alle serate con Fabio e con Beatrice e con Simone, tua moglie, e perché venire al Petit Boat a mezzogiorno a mangiare un risotto? Allora, perché si mangia bene, perché noi facciamo una cucina prevalentemente espressa, perché curiamo la materia prima anche al mezzogiorno. Siete simpatici e non guasta? Penso di essere simpatico, perché comunque la gente torna e... venire la sera alle nostre serate è divertirsi, imparare qualcosa di nuovo sul vino, cerchiamo di fare un buon servizio, comunque Fabio, che è un bravo relatore, è stato mio direttore di corso, quindi e poi abbiamo a servizio Salvatore. Guardate che... E c'è anche l'altro Salvatore. Buvoli ci ha servito. Due Salvatore al prezzo di uno. Due Salvatore al prezzo... Dove sei Salvatore? Nascosto, Salvatore Bissi. Quelli che io chiamo i miei Salvatori. Salvatore è un altro del Manny Team. Salvo, sai che Salvatore, sai che tu parte della squadra Manny, del Manny Team, sì, del Manny... Sì, purtroppo di no, sì. Allora, noi... Grazie Fabio. Grazie Antonio. Grazie ai Salvatori. Ci salvano. Questo è un bel esempio di attività economica che ha fatto una cosa nuova, diversa, ci è riuscita. E secondo me chi viene qua potrebbe anche avere l'intelligenza e l'umiltà di copiare, che non è un peccato, perché è una cosa bella, perché il vino è una cosa meravigliosa. Grazie Antonio, grazie Fabio, alle prossime serate. Seguiteci su Decide Notizie, perché vi daremo tutti i particolari. Il tartufo e il Barolo si sentono già da qua. Ciao!